Nicoletta Del Carlo, amministratore delegato NT Food. Conosciamo meglio questa realtà e i suoi marchi Nutri-Free e Nutri-Sì. Sì, la nostra azienda è un'azienda che si occupa di senza glutine e produciamo solo prodotti senza glutine con due marchi, uno per la, utilizzato per la grande distribuzione che è Nutri-Sì e uno per lo specializzato che è Nutri-Free. L'azienda produce da circa 12 anni, noi veniamo da famiglie di panificatori, quindi il nostro punto di forza è sicuramente il pane e soprattutto ora stiamo appunto lanciando e ampliando una linea di monodosi, quindi tarali, grissini, mini crackers e anche biscotti da poter portare dietro in qualsiasi momento e quindi da poter utilizzare anche fuori casa. E dal punto di vista nutrizionale quali sono le caratteristiche, diciamo, su cui state puntando? Diciamo che noi, essendo di tradizione panificatori, abbiamo sempre scelto di utilizzare materie prime molto genuine, infatti tutti i nostri prodotti sono con olio extravergine di oliva. Abbiamo tolto già da 2 anni l'olio di palma dentro i biscotti, sostituendo la margarina con gli oli, con l'olio di girasole e soprattutto, insomma, teniamo molto a questa pulizia dell'etichetta che non è così semplice nei prodotti senza glutine. E quali sono i mercati di riferimento? Vabbè, in Italia, diciamo, il mercato di riferimento più importante ancora oggi è sicuramente lo specializzato, dove esiste una rete di punti vendita e anche farmacie dove viene somministrato e dato venduto il prodotto senza glutine con ampissimi assortimenti. La grande distribuzione negli ultimi anni ha avuto un ruolo importante perché comunque ha cresciuto moltissimo, ha cresciuto l'offerta all'interno dei propri punti vendita e questo ha allargato il mercato e quindi è stata una cosa positiva sia per il mercato, per i produttori, ma anche per i prodotti, perché con maggiore volume, maggiore concorrenza, ovviamente i prodotti migliorano. Nuovi progetti? Nuovi progetti, infatti noi, la nostra azienda sta ultimando in queste settimane proprio un investimento da circa 4 milioni di euro per un nuovo stabilimento di produzione dove andremo a fare solo pane e fette biscottate con un impianto di ultima generazione studiato appunto per i prodotti senza glutine.